L'Europa di oggi e quella forse di domani siedono allo stesso tavolo nel palazzo presidenziale di Kiev. Zelensky, Draghi, Macron e Scholz si ritrovano uno di fronte all'altro a quasi 3 mesi e mezzo dall'inizio della guerra. L'Unione Europea arriva compatta a questo appuntamento che è già storia e che rappresenta la risposta più forte all'aggressione di Mosca. La nostra forza è l'unità, dice il presidente Zelensky, e sono molto grato che la visita sia iniziata a Irpin per vedere cosa hanno fatto gli invasori russi. Tra quelle rovine i leaders europei vengono accompagnati dalle autorità locali. Avete il mondo dalla vostra parte, dice il premier Draghi, prima di fare una promessa. Sì, ricostruiremo tutto. Hanno distrutto gli asili, hanno distrutto i giardini. A Kiev sono arrivati in treno, viaggiando di notte su vagoni separati per motivi di sicurezza. Una missione dall'alto valore simbolico che ha infastidito non poco l'uomo che odia l'Occidente per sua stessa missione, quel Dmitry Medvedev che con modi grossolani e volgari ha ironizzato sulla visita dei capi di Stato. Sono fan di rane, salsicce di fegato e spaghetti, ha scritto su Twitter, prendendo a piene mani dai più scontati e banali luoghi comuni. Parole che confermano l'irritazione di Mosca, che forse sperava in un'Europa divisa. Sul tavolo la crisi del grano, i colloqui di pace, le armi e l'ingresso di Kiev nell'Unione. Monsieur le Président, non siamo in guerra contro il popolo russo, dice Macron, ma le modalità della pace saranno decise dall'Ucraina. Una pace da conquistare, se necessario, anche inviando nuove armi, ha sottolineato il cancelliere tedesco che ha invitato Zelensky al prossimo G7.